Uno degli scogli della vita umana, vabbè, dell'uomo contemporaneo, potremmo dire quindi che è il tempo, questa categoria che Borgna distingue appunto in tempo soggettivo, tempo dell'io, che non ha nulla a che fare con il tempo oggettivo, quello dell'orologio, della clessidra, insomma. E soprattutto stavi dicendo che è in stato interiorizzato dall'essere umano un modello di comportamento di gestione del tempo in cui si distingue come un tempo del dovere, un tempo finalizzato al conseguimento di una efficienza, piuttosto che appunto avere un tempo la cui organizzazione, la cui finalità nell'organizzazione, qual è il raggiungimento di obiettivi emotivi, qual è l'espressione del proprio io. Allora ti dicevo prima, quel libro che avevo, che adesso detto così sembra che non c'entra per niente, era Taylor e Taylorismo intitolato, ed era una presentazione, anche, non è che era la critica, era la semplice, tanto si critica da sé, la presentazione di quelli che erano i concetti di questo ingegner Taylor che ha fondato un modo diverso di, il Fordismo, no? La costruzione, il lavoro alla catena, l'ha fondato lui e arrivava a dire che l'operaio ideale è quello che dopo un'intera giornata di lavoro si reca a casa sua non camminando, ma possibilmente se non correndo almeno trotterellando per fare prima, consuma rapidamente i pasti, poi trotterellando raggiunge da capo il posto di lavoro perché così produci più. Efficienza, Tu sì. capisci che una follia del genere, purtroppo l'ha concepita un ingegnere e ne ha fatto il fondamento, poi è stata addolcita la cosa, perché in un ambito democratico non è passata interamente. Sai dove è stata applicata interamente? In Russia, in Unione Sovietica, perché essendo la libertà completamente azzerata, come vorrebbero fare adesso, come ammirano la Cina, eccetera, è lì. Il taylorismo ha preso piede ed è stato adottato come sistema di cosa lì. Infatti lo stakhanovismo è un concetto che ci viene proprio dal termine russo. No? Lo stakhanovismo è la follia, l'imbecillità, lo spreco della propria vita. Dice, a che serve la vita? Forse potrebbe essere più intelligente quello che ha detto la Lebepier. Ma io sinceramente, proprio non più Cioè? tardi di ieri, che è un breve periodo di tempo che ci è concesso per imparare ad amare. Io proprio, imparare ad amare, proprio non più tardi di ieri pensavo, bello sì, imparare ad amare, ma anche questo però è un compito, è un dovere, è una cosa che ti mettono addosso sulle spalle, te, portati che su tu tavica. Eh sì, non voglio amare, non amo. Bisogna vedere, no, è perché appunto stai rifiutando. Secondo me invece non c'è concesso da nessuno, è così, e l'unico modo di viverlo serenamente è accettarlo per quel che è del il nostro essere. Esisto. Aspetta, perché Borgna ha detto che noi non speriamo solo per noi stessi, ma speriamo anche per gli altri. Ecco, Questo è un altro discorso. cioè della serie Questo è un altro Amore, quello discorso. che intendeva Bepierre, è sapere appunto di avere un'intelligenza emotiva sulla cui base possiamo fondare i rapporti sociali. Cioè noi possiamo fondare i rapporti sociali sull'egoismo e sull'individualità Ecco, e quindi confinarci nella solitudine, che è un'altra delle questo è un condizioni altro che discorso. Borgna Questa è una cosa che stigmatizza. io da poco sono riuscito Oppure puoi veramente. scegliere Sai, c'è appunto. una differenza fra il capire con la mente e invece il far proprio. A Ci sono livello sì. arrivato da poco a questo. Mi sono accorto che io, non, a mio malgrado, nonostante tutto, nonostante abbia cercato di non essere così, sono così. Per me non esiste un mondo in cui io sono felice se non sono circondato da altra gente felice, ugualmente felice. Sì. Il mondo potrebbe essere felice solo nel momento in cui, come dissi tanti anni fa a quel mio amico che mi incontravo, Paolo, ma perché il mondo è così? E ci rispondevo, perché nessuno si accontenta di ciò che gli spetta.
Perché c'è questo individualismo interiorizzato, questa forma di comportamento competitivo che non ci porta a sperare per l'altro, ma a sperare per noi e in termini di nostra realizzazione, ma in termini di prevaricazione dell'altro. E la cosa, diciamo, la perversione è che appunto quando noi, diciamo, mettiamo in atto questi comportamenti, siamo convinti di star mettendo in atto comportamenti nostri, dettati dal nostro io, dal nostro individuo, e in realtà stiamo appunto applicando qualcosa che è stato interiorizzato e che ci viene dall'esterno. Quindi in realtà il nostro io non trova mai esplicazione, se i nostri comportamenti sono condizionati. E tornando al tempo. Tornando al tempo, il tempo noi l'avremmo, ma ci è rubato e ce lo rubiamo da soli nel momento in cui Sì, interiorizziamo certi valori certo, perché stiamo senza più, parlando di un e non tempo siamo più. Una soggettivo. volta che hai interiorizzato il valore, non Sì, puoi neanche metterti a discuterlo, perché esatto. discuti con te stesso. Esatto, perché stai in pratica applicando dei modelli di comportamento che. Tu pensi appunto che siano tuoi, ma in realtà ti sono stati imposti dall'esterno, cioè la doppia illusione di star realizzando te stesso nei tuoi comportamenti, ma in realtà stai applicando dei modelli che sono diffusi nel contesto in cui sei cresciuto e quindi li hai interiorizzati. La secolarizzazione vuol dire che anziché accettare una cosa in quanto sacra e data da un altro, Sì. la consideri una tua scelta. Ma non è, ma il brutto, questo è il bello della secolarizzazione, apparentemente perché ti libera dal controllo di un'entità superiore. Però il brutto della secolarizzazione è che da quel momento quell'entità diventi tu. Diventa una cosa tua, interiorizzata, Sì. Infatti contro la quale non puoi lottare e andrai avanti come un la automa, cosa perché sei costruito così. pericolosa Tu che c'hai io, il ecco, timer, te l'hanno regolato infatti così. la cosa pericolosa che io ho rilevato nel comportamento dei millennials, comunque della mia generazione, è che ci è stato detto quello che dicevo ieri in un'intervista con Ilaria Pisciottani, che l'individuo troverà la realizzazione, aspetta, del proprio io, sii te stesso, diventa se te stesso, ci hanno farcito la testa di questo slogan, senza dirci però che in realtà questo nostro noi stesso era stato in parte È programmato da quello che modelli di loro vorrebbero che pensiero. fosse, Ecco, sì, è quello che da ex loro vorrebbero sottosorto. che fosse. Poi in È realtà, come quando, se. ecco, poi in realtà, quando invece arriva davvero una persona che ha una sua soggettività che dice, per esempio, come me, io non vado mai contro me stessa e faccio solo quello che mi dice il mio io, senza che mi arrivino imposizioni, dogmi dall'alto, senza che mi arrivino appunto modelli preconfezionati, ecco che il modello si sfascia e l'individuo si trova a scontrarsi con un sistema individuo che vuole davvero affermare la propria individualità. All'interno Eh sì, della comunità si sfascia. qui c'è un altro trabocchetto per Olivia, come quello di cui parlavo prima. Cioè, nel momento in cui riesci a riappropriarti di te stesso e dire questo sono io, sei fregato perché ti convinci di essere tu quello, mentre tu non esisti se non per quello che gli altri ti hanno messo dentro. Beh, qua torniamo al sistema pirandelliano. Questo è il Chi è discorso. che definisce chi? Chi è che definisce chi? E con questo chiudiamo questa piccola breve La conversazione. volta